farete sempre flosh. Come un dolce quei lati non cresciuti. Ciao ragazze e ciao ragazze, benvenuti con un nuovo video. Finalmente il video su come aumentare il metabolismo. Me l'avete chiesto veramente veramente in tantissime, come accelerare il metabolismo. Finalmente vi svelo i miei segreti, perché vedete sempre tra questo canale, il mio secondo canale, quello di ricette di cucina, vedete sempre che mi abbuffo, mangio quintali di roba. Come fai a non ingrassare? Come fai a non ingrassare? Come fai a mangiare così tanto? Finalmente vi svelo i miei segreti. Ero un po' restia a farvi questo video, perché ovviamente ci tengo, come sapete, a dare dei messaggi giusti, messaggi positivi. Sono una persona che si informa molto, sperimento molto molto su me stessa prima di dire qualcosa a voi, eccetera, e leggo molto molto le recensioni anche delle altre persone. Leggo anche molti libri, ho studiato molte cose su questo, sono sempre stata un'appassionata di, appunto, di nutrizione, di alimentazione. Una cosa che, un trucchettino che mi sta aiutando tanto, è questa bevanda, che è una bevanda detox, appunto, che serve proprio per attivare il metabolismo, di cui vi ho girato il video sul mio secondo canale. Ve lo lascio qua cliccabile in sovraimpressione. È veramente una bevanda ottima che io adoro. Oltre a essere molto efficace, è anche molto dissetante ed è buonissima. E la bevo tutti i giorni, andate a vedere il video, è veramente ottima. Prima di tutto vi devo dire che il metabolismo come si attiva? Come potete mangiare tanto senza ingrassare? Mangiando. Lo sai che può sembrare banale, ma le due regole fondamentali ed essenziali, le uniche direi, per avere un buon metabolismo sono solo due: mangiare e fare attività sportiva. Guardate, potreste adesso chiudere anche il video, ciao, ho detto tutto, no vabbè. È molto semplice. Allora, quello che occorre è mangiare. Il vostro corpo è una macchina, ok? Il nostro corpo è una macchina. Se tu una macchina, no? Non la usi mai, la tieni sempre ferma, non rende più come prima, no? Oppure si inceppa, insomma, non so i termini tecnici, però insomma, per mantenere attivo il nostro motore, il nostro corpo, dobbiamo mangiare, cioè dobbiamo far diventare il nostro corpo una macchina, brucia grassi, brucia cibo. In che modo? Mangiando e bruciando. In questo modo il nostro corpo si attiva. Qual è la regola fondamentale? Mangiare cosa? Mangiare sano, non mangiare schifezze, è ovvio. Cioè, se io mangio tanta roba piena di zuccheri, piena di grassi, ovviamente sfido chiunque a non ingrassare. Quello che noi mangiamo non è uguale per tutti, no? Ogni persona deve mangiare determinate cose, quantità, perché dipende dallo stile di vita che fai, da quanta attività fisica fai e soprattutto dal tuo metabolismo. Il metabolismo però si può attivare, si può velocizzare. Io nella mia vita sono stata sempre una persona abituata a mangiare tanto, sempre tanto, cioè mia mamma mi ha sempre, ma tanto a tavola, cioè io a tavola ho sempre mangiato il primo, il secondo, il contorno e le verdure sempre, e poi la frutta e poi la merenda. Insomma, io non, anche quando ero malata, infatti mamma si sbalordiva di questo. Cioè, stava io, pure sta creatura, pure quando è malata tiene fame. Bene, sì, anche quando ero malata avevo la febbre, io volevo mangiare, magari mi mangiavo la pastina così in bianco, però avevo fame, cioè la fame non mi passava mai. Non ho mai fatto digiuni. La cosa importante è quella che voi dovete mangiare spesso, quindi mangiare spesso, non far mai riposare il vostro corpo, perché se si digiuna abbassa il metabolismo basale, cioè praticamente il vostro metabolismo si rallenta, diventa un bradipo. Meno si mangia, più il metabolismo diventa un bradipo, diventa lento. Cioè, se tu praticamente mangi, sei abituato a mangiare solo insalata e le verdurine, il centrifugato e tutte queste robe qua, ovviamente appena mangi una fetta di pane ingrassi, perché tu il metabolismo dice evviva, facciamo festa, finalmente è arrivata una fetta di pane. Invece se tu sei abituato a mangiare sempre e spesso, il tuo metabolismo è sempre attivo, è sempre abituato a bruciare, non riposa mai. Quindi quello che vi posso consigliare è quello di, prima di tutto, di mangiare sano, mangiare molto e mangiare spesso. Cioè praticamente dovete svegliarvi e vi fate la colazione. Magari se ad esempio passa molto tempo, se poi svegliate alle 7 e pranzate alle 2, fare anche una merenda intermedia, quindi mangiare 5, 6, 7 volte al giorno va bene, va benissimo, anzi è meglio, il vostro metabolismo si mantiene così molto attivo e quindi brucia. Ovviamente
dovete preferire nella vostra alimentazione cibi che non contengono grassi dannosi, quindi grassi animali, grassi saturi, vedi burro, vedi grassi idrogenati, olio di palma, tutte queste robe industriali, zuccheri raffinati, ad esempio, che cosa? I dolci della pasticceria, tutte quelle robe, le merendine piene di conservanti e di schifezzine varie, tutte queste robe qua, insomma, andrebbero evitate, limitate, io non dico evitate, perché comunque in un'alimentazione 100% sana o una all'80% sana non cambia tantissimo. Questo è proprio uno studio che è stato fatto, cioè se una persona si alimenta al 100% con un'alimentazione sana oppure una all'80%, quel 20% sgarra, quindi ti mangi le schifezze, non ci sono grosse differenze, anzi quell'alimentazione per l'80% sana è destinata ad avere migliori risultati perché psicologicamente funziona meglio nel tempo, perché se io per il 100% devo mangiare sano, mi posso mai permettere una porzione di patatine fritte, un gelato oppure un cornetto con la cioccolata? Allora psicologicamente desidero quelle cose, quindi non bisogna farsi privare di nulla, ma accontentare le nostre voglie. Ovviamente cerchiamo di accontentare le nostre voglie preferendo la versione sana di quel cibo. Ad esempio, io ho voglia di biscotti con la cioccolata e mi faccio dei biscotti integrali in casa, vi ho fatto numerosi video, ovviamente seguitemi sul mio secondo canale dove là vi faccio vedere tante ricette, cosa mangio, tante cose. Un bel biscottino integrale con un po' di cioccolato fondente, ho mangiato una versione sana. Mangiare tutti i macronutrienti, cioè sia le proteine, sia i carboidrati e sia anche i grassi, ovviamente tutti scegliamoli buoni, cioè come carboidrati preferiamo la pasta, anche il pane senza esagerare, cibi lievitati senza esagerare, pasta, riso, couscous, quinoa, miglio, tanti cereali esistono, no? Ma anche la pasta fa bene e va benissimo mangiarla tutti i giorni. Preferiamo la pasta integrale che ad esempio ha un indice glicemico basso, quindi non vi fa avere quei picchi di glicemia che portano al grasso, cioè che creano il grasso, e vi dà energia per tutto il giorno. Ad esempio, se io mangio la pasta alle 2 e mi vado ad allenare, vado in palestra alle 5, mi restano quei carboidrati che mi danno l'energia per creare il muscolo. Comunque voi sapete che io le vario molto, mangio sia la pasta bianca sia integrale, mangio un po' tutti i cereali, mangio un po' di tutto. L'importante è mangiare sempre tutti i macronutrienti a ogni pasto. Mangiare solo, ad esempio, non lo so, una scatoletta di tonno con un'insalata non è un pasto completo, perché ovviamente manca, cioè non è abbastanza, mancano, a me veramente mi fanno un po' ridere, un po' mi fanno tristezza quelle ragazze che a volte vedo che mangiano veramente veramente poco perché hanno paura di ingrassare. Dico, io hanno una fobia per i carboidrati, non mangiano pasta, non mangiano pane, non mangiano pizza, mangiano verdure, ogni tanto qualche po' di proteine, ma questo non è mangiare. Voi vi private proprio del piacere, cosa c'è di meglio di un piatto di pasta? No, veramente, spiegatemi, io non riesco. Poi si vanno anche a allenare, ma come fate? Dove la trovate questa energia? Questo poi casomai farò un altro video. Per avere un bel fisico, un bel corpo, anche se vi andate a allenare, dovete mangiare, perché sennò i muscoli, la tonificazione non l'avrete mai, sarete sempre flosce come un dolce quei lunch non cresciuti. Quindi vabbè, quindi mangiate ragazzi, non abbiate paura del cibo, mangiate cose sane, ma mangiate carboidrati anche la sera. Sì, anche la sera vanno mangiati carboidrati, non è vero niente che la sera i carboidrati fanno ingrassare, quindi i carboidrati vanno mangiati sempre ad ogni pasto. E altra cosa importantissima ovviamente è l'attività fisica. Attività fisica, movimento va fatto tutti i giorni, non è detto che dovete andare per forza in palestra, però vi dovete mantenere attivi, e quello è il segreto, vi ho detto alimentazione sana e attività non significa solo andare in palestra, ma anche una corsetta, una passeggiata, una qualsiasi cosa, mantenersi attivi, cioè evitare di passare i pomeriggi sul divano stravaccati. Lo so che a chiunque piacerebbe, però trovate una motivazione, e casomai vi farò un video anche sulla motivazione, che io sono un po' quella tipica persona che sprona gli altri, a mia sorella, appena vedo abbattuti cerco di motivare, perché è importante avere una motivazione per il proprio corpo, per la propria salute, e quindi fare sempre un po' di attività
fisica, un po' di attività sportiva. Io per quanto mi riguarda mangio molto, mangio pasta, mangio pizza, mangio pane, carboidrati, mangio tutto, tutti i giorni, faccio belle merende, belle colazioni e mi alleno tutti i giorni o quasi tutti i giorni, vado in palestra e non faccio cardio, non faccio attività insomma per bruciare, perché non voglio dimagrire ma voglio mettere massa, quindi faccio solo attività, mi alleno tipo come un uomo, va, così dicono le ragazze, dico come un uomo, cioè con i pesi pesanti appunto per mettere massa. Questo è quello che faccio io, in questo modo il mio metabolismo si è velocizzato ancora di più di quello che era, perché vi ho detto che ho sempre avuto un metabolismo molto molto veloce. Un po' ci sarò nata, ma un po' è dovuto anche al fatto che nella mia infanzia e nella mia adolescenza, vi ho detto, ho sempre mangiato tanto, non ho mai digiunato, ho sempre mangiato tanto e tutto, mia madre mi ha abituato a mangiare tanto e tutto, quindi ho sempre avuto un metabolismo molto molto attivo, non ho mai avuto problemi di intolleranze, problemi di digestione, di stomaco, nulla, insomma sono proprio una fogna, no vabbè. Se mi piace molto mangiare, ho molta fame, cioè o mangio dopo 2 ore, questo significa avere un metabolismo alto, io mangio e dopo 2 ore ho di nuovo fame, quindi mangio di nuovo, dopo 2-3 ore ho di nuovo fame e mangio di nuovo, il metabolismo è sempre attivo. Ovviamente però poi vado in palestra oppure mi tengo in movimento, quindi deve essere tutto complementare, tutto un equilibrio. E magari nelle domande, così magari vi posso fare dei video appunto su questo tema, perché secondo me in prospettiva dell'estate ci servono molto. Mi piace anche leggere le vostre opinioni, voi cosa ne pensate, e aspetto tutti i vostri commenti. Ragazzi, vi mando un bacio grandissimo e mi raccomando, se vi è piaciuto questo video e se ne vorreste altri, lasciatemi un bel pollice in su. Coperte recenti, studi recenti che sono stati fatti appunto su un poco innovativi rispetto a quello che dicono i nutrizionisti e dietologi tradizionali, no? Secondo me è piacevole fare qualche video più specifico, cioè rispondendo alle vostre domande. Avete delle domande per me? Lasciatele nei commenti. Voglio veramente approfondire questi argomenti e con voi avere la possibilità tutti di mangiare tanto, bene, non ingrassare, non avere paura del cibo. So che ci sono tante ragazze che hanno problemi con l'alimentazione, hanno ancora tanta paura dei carboidrati, hanno avuto problemi appunto abbastanza gravi col cibo. Ragazze, io veramente ci tengo, voglio darvi un messaggio positivo, veramente di amore per il cibo, di amore per il nostro corpo, perché il cibo ci fa bene, ci nutre e ci fa bene ed è essenziale per noi, quindi non dobbiamo temere il cibo. Questo è il messaggio che vi voglio dare. Ciao ragazze, vi voglio bene, ciao.